60 milioni di morti in 50 anni, 3 milioni e mezzo ogni anno e il numero potrebbe salire a 10 milioni nel 2030. Non stiamo parlando delle vittime delle guerre nel mondo o della criminalità organizzata, stiamo parlando delle persone che muoiono a causa del fumo. Il fumo e gli interventi della sanità trentina in questo campo sono al centro della puntata di oggi di Trentino più Salute. Dottor Nardelli, innanzitutto qual è l'impatto del fenomeno fumo nella società? L'impatto è notevole, i dati internazionali si sovrappongono praticamente in maniera molto precisa anche ai dati nazionali e ai dati locali trentini. Il trend ha raggiunto ormai circa un quarto della popolazione mondiale fuma, grosso modo. La legge antifumo in Italia ha modificato un pochino i parametri. Siamo scesi da 13 milioni di fumatori a 11 milioni e mezzo. Chiaro che l'impegno che deve essere applicato a livello nazionale, statale e a livello locale deve essere sicuramente importante e maggiore di quello che è già stato fino adesso. Ecco, a quali patologie porta il fumo? Il fumo colpisce tutto il nostro organismo, non c'è un organo o un sistema che non venga coinvolto. Vi siete mai chiesti qual è l'effetto sui vostri polmoni di una sigaretta accesa in un ambiente chiuso? Sentiamo. In una stanza confinata, chiusa, dove viene fumata una sigaretta, le concentrazioni di polveri sottili che si vengono a creare sono 10-20 volte superiori ai limiti che impongono il blocco del traffico nei mesi autunnali e invernali. Quali sono le malattie alle quali può portare il fumo? Il tumore del polmone è letteralmente da considerare un'epidemia, interessa persone, diciamo così, anche relativamente giovani. È una patologia caratterizzata da vari tipi cellulari che hanno delle caratteristiche di aggressività particolarmente elevata. Accanto al tumore, la broncopneumopatia cronica ostruttiva. È una patologia subdola che evolve in maniera molto graduale e lenta, strettamente legata al fumo, sicuramente sottodiagnosticata e soprattutto diagnosticata tardi. Il fumo dunque può lentamente ucciderci, abbiamo sentito che problemi può portare, le statistiche in generale sono tutt'altro che incoraggianti e ciò che più preoccupa è che il fumo sembra prendere sempre più piede fra i giovani. Sentiamo. Mentre negli adulti c'è una tendenza a diminuire il fumo anche grazie alle nuove leggi adottate, per quel che riguarda invece la popolazione giovanile il fumo è in notevole aumento e soprattutto nella popolazione femminile. Già negli undicenni l'1% fuma quotidianamente e il 18% nei quindicenni. Alla luce di questo fenomeno giovane, chiamiamolo così, è fondamentale intervenire nelle scuole. Nelle scuole a livello di materne addirittura e elementari medie noi facciamo dei programmi, dei progetti con gli insegnanti per dargli gli strumenti ad intervenire sui ragazzi, non tanto dicendo non fumare, che sono dei messaggi perdenti già di per sé, ma per dare a loro gli strumenti di scegliere consapevolmente e di aumentare la propria autostima e quindi riuscire a dire di no quando il gruppo dei pari cerca di imporre delle scelte che non sono favorevoli alla salute. Responsabilizzare i giovani è fondamentale quindi per investire sulla salute degli adulti di domani, ma il problema fumo riguarda purtroppo la totalità della popolazione. Uno strumento che si sta rivelando efficace messo in campo dalla sanità trentina sono i centri antifumo. Sentiamo ancora il dottor Pancheri. Abbiamo aperto proprio dei veri centri antifumo. Questi sono due, si trovano uno a Trento e uno a Rovereto. Le persone per accedervi basta che entrino, si mettano in contatto con il CUP, hanno l'appuntamento e in questa maniera possono essere viste da un medico, viene fatta una visita di inquadramento e poi richieste visite o esami specialistici
qualora ce ne fosse la necessità. Viene fatto un counseling per il fumo, inviati ai percorsi di gruppo, cioè i corsi per smettere di fumare, rivisti a distanza e fatta anche una prescrizione farmacologica ove questa fosse ritenuta opportuna.